Welcome, benvenuti. There are many people here tonight. Ci sono molte persone qui stasera. There are many here tonight with hungry hearts. Ci sono molte persone qui stasera con cuori affamati. Many people have been searching for peace and purpose to their life. Molte persone stanno cercando la pace ed uno scopo per la loro vita. And I'm here tonight to tell you, tonight. Io sono qui stasera per dirvi che stasera. You can find that peace and that purpose to your life. Puoi trovare quella pace e quello scopo alla tua vita. Tonight. Stasera. You can put your faith and trust in God's Son, Jesus Christ. Tu puoi porre la tua fede e fiducia nel Figlio di Dio, Gesù Cristo. Jesus Christ came from heaven to this earth to save us from our sins. Gesù Cristo è disceso dal cielo sulla terra per salvarci dai nostri peccati. He died and shed his blood on the cross. Lui è morto e ha sparso il suo sangue sulla croce. For our sins. Per i nostri peccati. He was buried for your sins. Lui è stato sepolto per i tuoi peccati. He went to the grave and took your sins to the grave. Lui è andato alla tomba e ha portato i tuoi peccati con lui. But on the third day, God raised His Son to life. Ma sul terzo giorno, Dio ha risuscitato suo figlio a vita. Jesus Christ is not dead. Gesù Cristo non è morto. He's alive. Gesù Cristo è il vivente. He's here tonight. E lui è qui stasera. And if you're willing tonight to repent, to turn from your sin. E se tu stasera vuoi ravvederti dai tuoi peccati. And by faith to invite Jesus Christ into your heart and into your life. E per fede invitare Gesù Cristo nel tuo cuore e nella tua vita. Tonight Jesus Christ will come into your heart and into your life. Stasera proprio Gesù Cristo verrà nel tuo cuore e nella tua vita. And tonight you can experience God's forgiveness. E stasera proprio tu puoi sperimentare il perdono di Dio. And so in a few moments I'm going to invite you tonight. E perciò fra pochi istanti stasera io vi inviterò a venire. If you have never trusted Jesus Christ as your Savior. Se tu non hai mai riposto la tua fede in Gesù Cristo come tuo Salvatore. I'm going to give you an opportunity to do that in just a few minutes. Io ti darò l'opportunità in qualche minuto. I'm going to invite you to get up out of your seat and come stand in front. Io vi chiederò di alzarvi in piedi per venire e qui in piedi davanti al pulpito. And when we've all come, we're going to have a word of prayer together. E quando siamo tutti qui pregheremo insieme. So you prepare to come. Perciò tu preparati a venire. But I want to look at a man in the Bible. Ma stasera voglio considerare un uomo dalla Bibbia. This man is a very religious man. Quest'uomo è un uomo molto religioso. And he comes to Jesus at night. Molto religioso si presenta a Gesù durante la sera. And we're going to read in the Gospel of John. Noi leggeremo stasera dal Vangelo di Giovanni. Giovanni capitolo 3, dai versetti da 1 a 10. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da lui e gli disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando egli è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito.
Non ti meravigliare se ti ho detto, bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo replicò e gli disse, come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose, tu sei maestro di Israele e non sai queste cose. Jesus told Nicodemus, flesh gives birth to flesh. E Gesù ha detto a Nicodemo che la carne fa nascere soltanto la carne. All of us have a mother and a father. Partorisce carne. Tutti noi abbiamo un padre e una madre. We're all born of the flesh. Siamo tutti nati secondo la volontà della carne. But Jesus tells Nicodemus, spirit gives birth to spirit. Ma Gesù dice a Nicodemo, lo spirito partorisce lo spirito. And he told Nicodemus, you have to be born again. E ha detto a Nicodemo, devi nascere di nuovo. Now Nicodemus was a man of great learning. Nicodemo era un uomo di grande conoscenza. He had a good reputation, he had a high moral standing. Era di buona reputazione, aveva un intelletto molto grande e di un'alta statura morale. Now, he was a religious man. Nicodemo era un uomo religioso. Many of you here are religious. Molti di voi qui stasera siete religiosi. And he recognized that God was with Jesus. Nicodemo riconosceva che Dio era con Gesù. He recognized the miracles. Lui riconosceva i miracoli. He didn't dispute them. Lui non dubitava dei miracoli. He understood that Jesus had raised the dead. Lui capiva che Gesù aveva risuscitato i morti. That it made the lame to walk. Gesù aveva fatto sì che gli zoppi camminavano. He gave sight to the blind. Gesù ha ridato la vista ai ciechi. He was religious. Lui era religioso. But he did not have a relationship with God. Ma non aveva un rapporto con Dio. There are many of you here tonight, you don't have a relationship with God. Molti di voi stasera non avete un rapporto con Dio. But you can. Ma potete averlo tonight, stasera. I'm going to give you an opportunity in just a few moments. Vi darò un'occasione, un'opportunità fra pochi istanti. To experience that new birth. Per poter sperimentare quella nuova nascita. Now there was an emptiness in Zacchaeus or in Nicodemus's life. E c'era un vuoto nella vita di Nicodemo. Is there an emptiness in your life? C'è un vuoto nella tua vita? Is your life is such a mess you don't know what to do or where to go? La tua vita è così disordinata che tu non sai cosa fare né da chi andare. Maybe you're here tonight and you have a drug or an alcohol addiction. Forse tu qui stasera hai un problema di dipendenza. Maybe you've come tonight and you have trouble at school. Alcolismo, problemi alla scuola. Maybe an unwanted pregnancy. Agli studi, una gravidanza indesiderata. Maybe your home tonight is broken. Forse tu stasera provieni da una casa e famiglia divisa. Whatever is wrong. Qualsiasi problema tu affronti. Whatever mountain is in front of you. Qualsiasi montagna è davanti di te. Jesus is the answer. Gesù è la risposta. Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no man comes to the Father but by me. Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Maybe like Nicodemus, you wish you could come to Jesus. Forse come Nicodemo anche tu desideri conoscere Gesù. You can.
Tu puoi conoscerlo. And I'm going to invite you in just a few minutes. E io stasera, fra poco, ti inviterò a conoscerlo. If you have never invited Christ into your heart, into your life. E se tu non hai mai invitato, chiesto a Cristo di entrare nel tuo cuore, nella tua vita. I'm going to invite you to come in just a few minutes. Io vi inviterò fra poco a venire e rimanere in piedi proprio davanti a me. And we'll have a word of prayer together. E pregheremo insieme. Asking God to forgive you of your sins. Noi chiederemo a Dio di perdonarti dei tuoi peccati. And by faith inviting Jesus Christ into your heart, into your life. E per fede invitare Gesù Cristo nel tuo cuore e nella tua vita. Now before Nicodemus could even pay a compliment, Jesus could read his mind. Prima che Nicodemo potesse porre il giusto complimento o fare una domanda, Gesù poteva già leggere i suoi pensieri. He said, "You've got to be born again." Gesù gli ha detto, Nicodemo, tu devi nascere di nuovo. He must have been stunned. Nicodemo sicuramente rimase stordito. Now Jesus met a woman at a well and she had had five husbands and she was living in adultery. Gesù durante questa sua vita incontrò una donna al pozzo che aveva cinque mariti e viveva nell'adulterio. Now, if Jesus had said to her, "You have to be born again," he would have understood. Se Gesù avesse detto a lei, "Tu devi nascere di nuovo," Nicodemo avrebbe compreso. Now, there was a tax collector, his name was Zacchaeus. C'era un pubblicano, un esattore delle tasse di nome Zaccheo. He cheated everybody. Zaccheo imbrogliava tutti. Now, if Jesus said to him, "You have to be born again," he would have understood. Se Gesù avesse detto a lui, "Devi nascere di nuovo," Nicodemo avrebbe capito. But he was a Pharisee. Ma Nicodemo era un fariseo. And the Pharisees were the strictest of all religious sects. I farisei appartenevano alla setta giudaica più religiosa. They dedicated their lives to upholding the law of God. Loro osservavano, si consacravano con tutta la loro vita ad osservare la legge di Dio. As a Pharisee, he dealt justly with this fellow man. Come fariseo, Nicodemo si comportava in modo equo con il suo prossimo. He was a moral man. Giusto, era un uomo morale. He was conscientious in all of his religious duties. Nicodemo era coscienzioso nei suoi doveri religiosi. He fasted 2 days a week. Digiunava 2 volte a settimana. He spent 2 hours a day in the temple praying. Passava 2 ore al giorno nel tempio pregando. But I'm here tonight to tell you that religion is not enough. Ma io sono qui stasera per dirti che la religione non basta. A lot of people think all I have to do is be religious. Molte persone pensano devo essere una buona persona, devo essere religioso. Maybe go to church a couple of times a year. Forse devo andare in chiesa un paio di volte all'anno. Give some money sometimes. Forse devo donare soldi. And that's all I need to do. E devo fare solo queste buone opere. Now, I've been to a number of countries. Io ora sono stato in molti paesi del mondo. I've met many religious people. Io ho conosciuto ed incontrato molte persone religiose. And they don't have a relationship with God. Queste persone non hanno un vero rapporto con Dio. Now, some people say, "Well, I'm an Anglican." Alcune persone dicono, "Ma io sono anglicano." Okay. Va bene. That's not going to save you. Però questo non ti salverà. Or some people will say, "I'm a Lutheran." O alcuni diranno, "Io sono luterano di provenienza religiosa." Okay. Va bene. That's not going to save you. Ma questo non ti salverà. Or I've had some people say that I'm a Catholic. Alcuni mi dicono, "Sono cattolico." But being a Catholic cannot save you. Essere un cattolico non ti salverà. Or a Pentecostal. O un pentecostale. Or a Baptist. O un battista. And they think that somehow that's going to save them. E loro credono, sono convinti che in qualche modo questo li salverà. Religion is not enough. La religione
non basta. Nicodemus was religious from his head to his toes. Nicodemo era religioso dalla testa ai piedi, tutto. And Jesus said to Nicodemus, Nicodemus, it's not enough, you have to be born again. E Gesù ha detto a Nicodemo, Nicodemo, non basta, tu devi nascere di nuovo. And tonight you can experience the new birth. E stasera io ti dico che tu puoi sperimentare la nuova nascita. Why do we have to be born again? Perché dobbiamo nascere di nuovo? Nicodemus said, "How can these things be?" Nicodemo, vi ricordate, ha detto, ma come possono avvenire queste cose? You see, we have a problem, and it's called sin. Vedete, noi abbiamo un problema che si chiama peccato. The Bible says the heart is deceitful above all things. La Bibbia dice il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. And the heart is desperately wicked, and who can know what the Bible says? E questo stesso cuore è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo, dice la Bibbia. And the Bible says we've all sinned. E la Bibbia dice che noi abbiamo tutti peccato. All of us are guilty of sin and we've come short of God's standard. Tutti noi siamo colpevoli di peccato e privi della gloria di Dio. You say, but Franklin, where does sin come from? Tu dici, ma Franklin, da dove deriva il peccato? The Bible says just as sin entered the world through one man. La Bibbia dice, perciò, come per mezzo di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo. And death through sins. E per mezzo del peccato la morte. In this way death has come to all men because all have sinned, the Bible says. E così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti gli uomini hanno peccato, dice la Bibbia. The first man and woman. Il primo uomo e la prima donna. God created them and put them in a perfect world. Dio li creò e li mise in un mondo perfetto. But they disobeyed God. Ma hanno disubbidito Dio. And that one disobedience. E quell'unica disubbidienza. Sin came into the world. Il peccato da quell'unica disubbidienza entrò nel mondo. And the sin has infected the entire human race. E il peccato ha contaminato tutta la razza intera, l'umanità. Everyone here has been born into sin. Tutti qui stasera sono nati nel peccato. All of us are guilty of sin. Tutti noi stasera siamo colpevoli di peccato. And Jesus said you have to be born again. E Gesù ha detto dovete nascere di nuovo. Because we're sinners. Perché siamo peccatori. And the wages of sin is death. Perché il salario del peccato è la morte. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ma il dono di Dio è la vita eterna attraverso Gesù Cristo, nostro Signore. Now some of you say tonight, what do you mean by sin? Alcuni di voi dite stasera, ma cosa intendi per il peccato? The world has changed. Il mondo è cambiato. Culture has changed. La cultura è cambiata. We can do things today we couldn't do 20 years ago. E facciamo delle cose oggi che 20 anni fa non facevamo. Things are accepted. Molte cose oggi sono accettate. What do you mean by sin? Cosa intendi per il peccato? Well, let's look at some of them. Guardiamo alcuni peccati. Murder is sin. Omicidio è peccato. You say, well, Frank, of course, in Italy we lock those people up. Franklin, naturalmente, in Italia c'è il carcere per gli omicidi. Really? Veramente. How about abortion? E l'aborto? That's right. In God's eyes, that's murder. Sì, è vero, giusto. Negli occhi di Dio, l'aborto è omicidio. And in almost every country of the world today, it is accepted. E in qualsiasi paese, ogni paese oggi nel mondo, l'aborto è accettato. In almost every Western country, it's legal. E in ogni paese, nell'Occidente, l'aborto è legale. But that doesn't mean it's right. Ma questo non vuol dire che è giusto. It's a sin against God. È un peccato contro Dio. Now, let me say something. Ma voglio dire qualcosa. There may be many women here tonight, you've had an abortion. Forse ci sono molte donne qui presenti stasera che hanno sperimentato un aborto. It has bothered you.
ti disturba, you feel guilty, ti senti in colpa. I'm here tonight to tell you that God will forgive you tonight. Io sono qui stasera per dirti che Dio ti perdonerà stasera. That's right, He'll forgive you tonight. Sì, esattamente ciò, ti perdonerà stasera. If you're willing to come to His Son Jesus Christ by faith. Se tu desideri venire ad abbracciare suo figlio Gesù Cristo per fede. Stealing is a sin. Il furto è un peccato. Dishonoring your parents. Disonorare i propri genitori. Now, this is a problem in many Western societies. È un problema in molte società occidentali. Young people not honoring their mother and father. Molti giovani non onorano sia padre che madre. Have you ever told a lie? Hai mai detto una bugia? That's a sin. Anche questo è peccato. But you say, well, no, I've never told a lie. E beh, tu dici, no, non ho mai detto una bugia. Well, you're lying right now. Stai mentendo proprio adesso. All of us are guilty. Tutti noi sono colpevoli. Taking God's name in vain is a sin. Bestemmiando soprattutto il nome di Dio è un peccato. Worshiping other gods is a sin. Adorando altri dei è un peccato. The point is we're all guilty. Avete capito il punto? Il punto è che siamo tutti peccatori, you colpevoli. See, we were born into sin. Noi siamo nati nel peccato. When your mother gave birth to you, you came into this world and you had sin. Quando tua madre ti ha partorito, sei entrato in questa vita e mondo e tu eri contaminato di peccato. You inherited it from your mother and father. Tu hai ereditato il peccato da tuo padre e da tua madre. All of us are guilty. Tutti noi sono colpevoli. But who can save us? Chi dunque può salvarci? How can your sins be forgiven? Come puoi ricevere il perdono per i tuoi peccati? Now, I grew up in a Christian home. Io sono cresciuto in una famiglia cristiana. I went to church. Sono andato in chiesa. I was baptized at an early age. Sono stato battezzato da giovane. We went to Bible classes, studied the Bible. Siamo andati a studiare la Bibbia, a scuola domenicale. But I did not have a relationship with God. Ma non avevo un rapporto con Dio. Like many of you. Come molti di voi. I was religious. Ero religioso. I went to church. Andavo in chiesa. I believed in God. Io credevo in Dio. But I've never really accepted His Son Jesus Christ as my Lord and Savior. Ma non avevo mai ricevuto, accettato suo figlio Gesù Cristo come mio Signore e Salvatore. Now, I finally got to the place in my life where I was sick and tired of being sick and tired. Sono finalmente arrivato al punto di essere stanco di me stesso, stanco di essere stanco. My life was in a mess. E la mia vita era in caos. The more I tried to have fun, più cercavo il divertimento, the more empty I became. E più sentivo il vuoto dal mio divertimento. And so one night I just got on my knees. E perciò una sera mi sono inginocchiato. I said, God, I'm a sinner. Ho detto, Dio, io sono un peccatore. And I've sinned against you. Ho peccato contro di te. Forgive me. Perdonami, Signore. I want to turn from my sin. Io voglio abbandonare il mio peccato. I believe that Jesus Christ is your Son. Io credo che Gesù Cristo è tuo figlio. I believe that He died on the cross for me. Io credo che Lui è morto sulla croce per me. And that you raised Him to life. E che tu l'hai risuscitato a vita. I give you my life. Io ti dono la mia vita. If you can take the pieces of my life and somehow make it come together. Se tu puoi raccogliere i pezzi della mia vita e ricostruirmi, Signore, you can have it. Tu puoi avere tutta la mia vita. And that night I asked Jesus Christ to come into my heart and to my life. E in quella stessa sera ho chiesto a Gesù Cristo di entrare nel mio cuore e nella mia vita. And I told God that I was willing to turn from my sin. E io ho detto a Dio che ero pronto di abbandonare il mio peccato. When I prayed that prayer, I meant it. Quando io ho pregato quella preghiera, io volevo fare, facevo sul serio. That night God forgave me. E quella sera Dio mi ha perdonato. I'm a sinner. Io sono un peccatore. But I've been forgiven. Ma io sono stato perdonato. Are you forgiven? Tu stasera sei perdonato?
You may say, well, Franklin, I think so. E tu potrei dire stasera mi dirai, Franklin, io credo di sì. I'm not talking about thinking so. No, io non ti sto chiedendo se pensi di essere perdonato. Do you know it? Tu lo sai, sei sicuro. If you die tonight, would God welcome you into his presence? Se tu dovessi morire stasera, Dio ti riceverebbe alla sua presenza? If you're not sure, you can be sure in just a few minutes. Se tu non sei certo di questo destino, fra poco tu puoi ricevere la certezza. What is a new birth? Cos'è la nuova nascita? The Bible says I'll give you a new heart and put a new spirit within you. La Bibbia dice vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Spirit gives birth to spirit. Lo spirito partorisce lo spirito. You come to Christ tonight, he'll put a new spirit in you. Quando tu decidi di consacrarti a Cristo stasera, lui, Dio, metterà un nuovo spirito in te. The Bible says it's repenting and being converted. La Bibbia parla di ravvedimento e conversione. If you come to Christ tonight, you got to be willing to repent, and that means to turn from your sins. Se tu decidi di ricevere Cristo stasera venendo davanti, devi voler ravvederti, vuol dire cambi direzione. The Bible says if any man be in Christ, he is a new creation. La Bibbia dice se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. All things are passed away, behold, all things become new. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. That's right, you can have a new life and a new beginning tonight. Giusto, esattamente così, stasera anche tu puoi avere un nuovo inizio, una nuova vita stasera. But you've got to come tonight to God in faith. Ma devi poter venire a Dio in fede, per fede. Believing in his son Jesus Christ. Credendo in suo figlio Gesù Cristo. Now the new birth is not a change in your body. Ascoltate bene, la nuova nascita non è un cambiamento fisico, corporeo. The new birth is a new direction. La nuova nascita è una nuova direzione. It's the union of your soul with Jesus Christ. La nuova nascita consiste dell'unione della tua anima con Gesù Cristo. Jesus Christ comes through the Holy Spirit to take up residence in our life and our spirit. Gesù Cristo deriva, scende secondo lo Spirito Santo per dimorare nella nostra vita. And Nicodemus asked, he said, how can these things be? E Nicodemo, vi ricordate, ha chiesto come possono avvenire queste cose? He was honest. Era onesto. He didn't understand. Lui non capiva. And he was standing in front of Jesus Christ. E stava addirittura davanti a Gesù Cristo. And Jesus said that God so loved the world that he gave his only son that whosoever believeth in him should not perish but should have everlasting life. E Gesù ha detto perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede non perisca ma abbia vita eterna. God didn't send his son into the world to condemn the world. Infatti, Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo. But to save the world through him. Ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. And the Bible says, whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already. La Bibbia dice chi crede in lui non è giudicato, ma chi non crede è già giudicato. Tonight you have to make a choice. Stasera tu sei davanti a una scelta to believe or not to believe. Di credere o rimanere incredulo. Tonight you can experience the new birth. Stasera, proprio stasera, tu puoi sperimentare la nuova nascita. That's right, you can experience that here tonight. Sì, precisamente così. Stasera, proprio qui, tu puoi sperimentare la nuova nascita. God loves you. Dio ama proprio te. God loves you. Dio ama proprio te. He loves you. Ama voi. He loves you. Ama voi. The Bible says that God so loved the world.
La Bibbia dice che Dio ha tanto amato il mondo, that he gave his only begotten son, che ha dato il suo unigenito figlio, that whosoever believeth in him, affinché chiunque crede in lui, should not perish, non perisca, but have everlasting life, ma abbia vita eterna. Jesus Christ came to save you from your sins. Gesù Cristo è venuto per salvarti dai tuoi peccati. The Bible says that for by grace have you been saved through faith. La Bibbia dice, infatti, è per grazia che siete stati salvati. It's not of yourselves, it's the gift of God, not of works. Mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere. You cannot work for your salvation. Tu non puoi mai meritarti la salvezza. You cannot buy your salvation. Tu non puoi mai comprare la salvezza. Jesus Christ paid the price. Gesù Cristo ha pagato il prezzo. You see, without the shedding of blood, senza lo spargimento di sangue, vedete, there's no remission of sin. Non c'è il perdono dei peccati. Jesus Christ shed his blood for Gesù Cristo ha versato il suo sangue per te, per i tuoi peccati. The wages of sin is death. Il salario del peccato è la morte. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Ma il dono di Dio è la vita eterna attraverso Gesù Cristo. Do you know Jesus? Tu stasera conosci Gesù? Have you trusted him as your savior? Tu stasera hai riposto la tua fede e fiducia in lui come salvatore? Have you told God you're sorry for your sins? Hai chiesto a Dio, ti sei pentito, hai chiesto perdono a Dio per i tuoi peccati? Are you willing to turn from your sins? Sei pronto stasera a convertirti dai tuoi peccati? If you're willing to do that tonight, God will forgive you. You can experience the new birth. Se tu sei pronto stasera a fare proprio ciò, Dio è pronto a perdonarti e tu puoi sperimentare la nuova nascita. Now, if you're here tonight, se tu dunque sei qui stasera, and you're not sure your sins are forgiven, e tu non sei certo di aver ricevuto il perdono per i tuoi peccati, I want you to do something right now. Io voglio che tu faccia qualcosa per me proprio adesso. Just get up out of your seat, make your way to an aisle and come stand right here. Alzatevi in piedi, lasciate le vostre sedie e seguite, venite attraverso i corridoi qui, proprio qui davanti. By coming, nel venire, you're saying to God, tu stai dicendo, dichiarando a Dio, I'm a sinner. Io sono un peccatore. By coming, you're saying to God, I'm sorry. Nel venire, tu stai dicendo a Dio, perdonami. By coming, you're saying to God, I believe Jesus Christ is your son. Nel venire qui davanti, tu stai dicendo, io credo che Gesù Cristo è tuo figlio. And I want to trust him as my savior. E io voglio affidarmi a lui come mio salvatore. Venite, vieni. We'll have a prayer together, but come. E noi pregheremo insieme. Venite. Come to Jesus. Venite a Gesù. Experience that new birth. Voglio che sperimentiate la nuova nascita.